Siamo alla vigilia della rappresentazione teatrale del primo libro di Pamela Gotti, L'attesa. Chiedo a Pamela come è nata l'idea del libro. Dunque, il libro è nato in realtà da un gioco letterario che ha organizzato la casa editrice per cui scrivo, che si chiama La Piccola Volante, che organizza mensilmente dei contest letterari. In quel caso il tema era prendere un personaggio della letteratura e inserirlo in un altro contesto. Io ho preso Penelope dell'Odissea e l'ho trasformata molto mettendola in una clinica psichiatrica, circondandola da personaggi altrettanto grotteschi e surreali quanto lei, e creando insomma una storia all'interno di questa clinica che spero abbia permesso ai personaggi di evolversi nel modo migliore rispetto alle loro possibilità. Chiedo ora come è nata invece l'idea della rappresentazione teatrale. Quello invece è stato un caso, nel senso che io non l'ho cercata, ma il libro è stato letto da un mio amico, il quale, occupandosi anche di teatro, ha deciso di metterlo in scena, portandolo nella sua associazione La Macchina del Testo e facendo una prima messa in scena l'anno scorso, nel maggio del 2014. Poi gli attori che si sono comunque appassionati alla storia e un po' anche così al proprio personaggio, eccetera, hanno deciso di rimetterla in scena quest'anno e quindi lo portano prossimamente, domani, insomma, all'Actis in Via Corti, con tra l'altro una nuova regia e una nuova messa in scena, una nuova scenografia, un nuovo modello. Ci vediamo quindi venerdì 29 maggio alle ore 21 presso la sede dell'Actis in Via Corti 3A a Trieste. La regia sarà di Sandro Rossit. Gli attori sono Michela Cembran, Maria Cristina Della Pietra, Pierluca Famularo, Angelo Mammetti, Sandro Rossit, Irene Sualdin e Federica Zoldan. Le luci e le musiche di Ian Meola.